Ciao, oggi sono qui a Valdagno a raccontarti la storia di Sergio, che ha una casa da 180 metri quadrati riscaldata con radiatori tubolari in acciaio, costruita nel 1998. Ciao, eccoci qui allora a Valdagno, siamo in zona climatica e come puoi vedere alle mie spalle, infatti siamo immersi nelle montagne. Qui alle mie spalle c'è Luca, che ti presenterò dopo, che è l'artista che ha realizzato tutto l'impianto. Sono venuto qui dopo 2 anni, quindi abbiamo già passato 2 inverni e Sergio ha staccato definitivamente il contatore del gas perché riscalda a casa radiatori tubolari in acciaio con una pompa di calore professionale. Allora ti faccio raccontare da Sergio la sua storia e poi iniziamo a vedere l'impianto. Partiamo dal punto più importante della casa, il contatore del gas. Allora ti faccio vedere da Sergio che non c'è più il contatore del gas. È stato tolto il contatore del gas e sono stati messi dei tappi. Eccolo qua. Perché l'anno prima ho installato un sistema fotovoltaico e ho cercato di sfruttarlo al massimo. Beh, all'inizio, come tutti, si va in internet, si cerca nei vari siti e confrontando dopo ho visto che aveva vinto il premio come migliore pompa di calore per 2 anni o 3, adesso non ricordo, e allora ho contattato il rivenditore in zona. Beh, ecco, dal primo contatto mi è stato chiesto il risparmio energetico dell'abitazione. Ho mandato tutto tramite email e dopo un po' di tempo sono stato contattato e mi è stato dimostrato che alla fin fine avrei risparmiato sicuramente sul consumo tra metano e corrente. Il risultato io l'ho visto già nel primo anno. Ecco, una cosa che dubitavo tanto era se ci riusciva a portarmi sulla temperatura in casa e anche nel reparto notte. Comunque sono stato soddisfatto. Sicuramente quelli che hanno le nuove idee da passare alle nuove energie oppure cambiamento di caldaia, via dicendo, sicuramente lo consiglierei. Anche in questo caso è stato seguito alla lettera il protocollo, cioè è stata fatta una preanalisi di fattibilità per capire se valeva la pena installare una pompa di calore in questa casa, per capire se era fattibile, se ci sono quei requisiti minimi come lo spazio all'esterno, puoi vedere ce n'è ampiamente, oppure se c'è anche un locale tecnico che poi vedremo. E poi siamo entrati nel dettaglio per capire se i radiatori potevano funzionare anche con una pompa di calore, che prima invece c'era una caldaia a gas. Tutto questo è stato seguito alla lettera e grazie a Luca, il nostro partner, abbiamo ottenuto un risultato eccellente. Ora invece tocca a Luca che racconta come ha realizzato l'impianto. Sì, allora abbiamo realizzato un basamento in cemento e dove poi è stata posizionata la pompa di calore professionale in unità esterna, come vediamo. E sono 250 kg circa. Abbiamo chiamato un camionetto con la gru e abbiamo posizionato l'unità esterna della parte di là. E poi con le tubazioni siamo passati nel terreno, abbiamo fatto circa 2-3 metri, siamo entrati nella bocca di lupo, abbiamo forato il muro e siamo entrati in centrale termica. E è stato tutto quanto isolato ed è stata passata anche la canaletta per l'alimentazione. Bene, adesso andiamo giù in centrale termica così andiamo a vedere da vicino le componentistiche.
Eccoci in centrale termica, abbiamo dovuto adeguare l'impianto con lo spazio disponibile, infatti realizzando questo tipo di impianti dobbiamo cercare di minimizzare lo stravolgimento della casa. Allora ti faccio raccontare da Luca i vari componenti principali e come è riuscito a incastrare il tutto dentro 2 metri quadrati. Sì, allora siamo in centrale termica e partiamo comunque dalle linee che si vedono nella bocca di lupo. È stata, non si vedono realmente perché è stata fatta una copertura di acciaio preverniciato in modo da coprire sia a livello estetico ma anche per aiutare per il freddo comunque le linee di mandata e ritorno che vanno all'unità esterna. Poi entrando subito a colpo d'occhio si vede il filtro defangatore sul ritorno, importantissimo. Tra l'altro abbiamo fatto una manutenzione qualche settimana fa e sebbene ci sono i radiatori tubolari in acciaio pensavamo di trovare molto sporco, invece l'impianto era molto pulito, grazie anche a un lavaggio fatto già 2 anni fa a monte, diciamo molto accurato. Proseguendo troviamo i due accumuli, l'accumulo tecnico da 150 litri per il riscaldamento e l'accumulo di acqua calda sanitaria con il serpentino maggiorato. Poi proseguendo dalla parte opposta, beh, voglio far notare che comunque abbiamo realizzato, diciamo, la centrale termica, abbiamo messo mani su poco spazio e dalla parte di qua vediamo la mandata e ritorno del circuito secondario che esce dal puffer, c'è cioè il filtro a Y importantissimo sul ritorno e il circolatore che manda l'acqua calda sui radiatori. Di là, non so se si dovrebbe vedere, ci sono i due circolatori che arrivano dalla pompa di calore, uno è per l'acqua calda sanitaria e uno è per il puffer dell'acqua tecnica, comandati sempre dalla centralina. La pompa sul circuito secondario dei radiatori e abbiamo mantenuto le 3 valvole di zona, che erano 3 zone appunto dell'abitazione. Lavaggio, abbiamo inserito il gruppo di carico automatico e qualche valvola di scarico e 2 termometri per vedere, diciamo, le temperature di mandata e ritorno dell'impianto. Anch'io, dire la verità, sebbene siamo nel settore, ero abbastanza un po' titubante sul reale funzionamento, comunque sul lasciare il cliente magari non soddisfatto. Però abbiamo, se non ricordo male, abbiamo fatto l'installazione a ridosso dell'inverno, quindi abbiamo dovuto testare già su da subito la funzionalità dell'impianto e diciamo che a distanza di 2 anni abbiamo riscontrato un successo, secondo me, molto molto positivo e quindi bene. Bene, ringrazio Luca che ci ha raccontato come ha realizzato questo impianto e grazie anche a lui per la fiducia che ci ha dato perché ovviamente pensare di poter riscaldare una casa a radiatori tubolari in acciaio del 98 con una pompa di calore non era sicuramente così semplice. Però dopo 2 inverni passati al caldo e con le bollette sotto controllo, i risultati si sono visti. E se hai domande specifiche per il tuo caso, scrivile nei commenti qui sotto e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video.